questo qui, questo del 66. Questo, sai perché? Perché è molto circolato in maniera quasi clandestina dalla teologia, dai teologi della liberazione, tutto quel movimento circolato in Sud America. Questo è interessante. Senti, poi l'argomento è talmente infinito, quello di Francesco. Io mi ricordo che quando abbiamo girato nell'88, secondo Francesco con Mickey Rourke, tu ci dicesti bisognerebbe fare un San Francesco ogni 10 anni, perché ci sono talmente tanti argomenti nel messaggio di Francesco, e ci siamo quasi riusciti, quasi, dopo 25 anni tu hai fatto anche il terzo, e te ne sentiresti di fare un quarto? Il terzo ha significato approfondire Chiara, perché Chiara era stata anche trascurata in parte dai medievisti. Viceversa, quando ho deciso di fare il terzo, avevo trovato un testo in francese di un funzionario della Chiesa, arcivescovo trattato un medievista statunitense, che aveva trovato il testo di questo vescovo che partecipa alla crociata alla quale partecipa Francesco, e questo là si è scritto in un documento, scriveva che era anche molto amico del Papa, del Papa dai tempi di Francesco dall'inizio, e siccome il Papa Perugia, la città di Perugia, che è la città accanto, vicino ad Assisi, faceva parte dello Stato della Chiesa, mentre Assisi faceva parte dell'impero, allora era, no, cioè era la dinastia di Federico, eccetera, e lui lascia una testimonianza, questo arcivescovo, e dice sono stato, dove dice che è stato a trovare il Papa, del quale era amico ed estimatore, e dice mi dicono che c'è ad Assisi un gruppo di donne che seguono Francesco, che lavorano di giorno fuori, anche un po' di nascosto, e condividono quello che guadagnano con i malati, i poveracci, eccetera. Ecco, questo per esempio è stata una cosa recente. È un'altra cosa, in un altro momento lui partecipa, credo fosse la quarta crociata, a quella cui partecipa anche Francesco. E lui scrive, perché è uno che è memorialista, anche oltre che vescovo, lascia detto e dice che è arrivato Francesco, e dopo 2 mesi che qui ci sono un numero per ora impreciso di persone che lasciano le armi e seguono Francesco. E poi racconta come è stato che Francesco è riuscito a parlare col sultano disubbidendo al legato pontificio, ed è riuscito a ottenere una possibilità di pacificazione. Ecco, queste cose qui, per esempio, si sono sapute, cioè la storiografia è andata avanti, e io ho fatto il terzo Francesco nel 2014, in quegli anni lì, perché dovete sapere che dove c'è la Basilica di insomma, esiste una libreria di Francesco, vicino a Santa Maria degli Angeli, c'è una libreria dove ci sono tutti i libri su Francesco in tutte le lingue del mondo, lì sono tutti i libri. E io avevo trovato in queste edizioni questo libro di questo americano, di questo medievista storico americano, queste novità, queste cose lì su Chiara, perché c'erano chi diceva no, ma Chiara è stato, Chiara era di una famiglia ricca e segue Francesco, ma in più Chiara accetta di andare a fare la mantenuta dentro un convento, secondo una visione, assolutamente no. E tant'è che finalmente si è diffusa la notizia certa, eccetera, perché adesso lo
sanno anche le clarisse del suo documentario, cioè che lei ha preteso, ha insistito tutta la vita di avere il diritto alla povertà, perché i conventi in genere avevano delle terre ed erano un po' mantenuti dal lavoro dei contadini, no, dalle rendite. Ecco, questa Chiara, che è ricca, si impoverisce eccetera, ma invece lavora, come dice questo medievista francese, e quindi è certo che loro vivevano del loro lavoro, e però si interessavano di sfamare come potevano o di aiutare malati tutto il tempo, non di fare le clarisse di clausura come sono rimaste, dove purtroppo ha prevalso quello, purtroppo perché poi non è il tempo, lei ha avuto questa, il diritto alla povertà non è stato esercitato perché ha ricevuto la bolla papale, che esiste, la bolla papale, ed è morta, ha avuto avere tenendola tra le mani, come capito, e gliel'hanno lasciata lì, però poi l'hanno, esiste, poi si vede, la seppellita, ma l'hanno tolta, ed esiste tutta questa cosa. Per cui, ecco, Francesco era un fenomeno ancora tutto da, come dire, da raccontare, era una novità enorme, una chance enorme, tant'è che questo Papa giustamente, quando io ho fatto una terza sceneggiatura nel 2012, e però la RAI non lo voleva fare. E questo Papa è nominato Papa e si presenta alla piazza di San Pietro e dice il mio nome è Francesco. Dopodiché, guarda, quasi 18 ore dopo mi chiama e dice beh, possiamo fare questo. E ho potuto fare questo Francesco mettendo dentro, cioè, anche l'importanza di Chiara alla grande. Tu dici anche questo Francesco, c'è una scena in cui Chiara e le sue compagne manifestano il desiderio di voler anche loro uscire dalle mura e andare a predicare fuori, no? Questa era una cosa impossibile per quell'epoca. No, era impossibile di quell'epoca e comunque hanno colto la fiaccola, ci sono stati i piccoli fratelli di Gesù, io ho fatto un documentario nel 64, tra le cose, tra il periodo dei documentari che vanno appunto dal 63 al 65, e quindi e ci sono, cioè, i piccoli fratelli e sorelle di Gesù che sono, cioè, prendono questa cosa. Voce. Che realizzano questa richiesta di Francesco proprio alla lettera di Chiara, la lettera. Una cosa mi ricordo nel fatto Francesco, per me è molto divertente, quando c'è la scena in cui Francesco parla ai discepoli che sono venuti da tutto il mondo, no? E a un certo punto in una delle frasi che dice una cosa molto simile a un verso di Bordina, no? Allora tu dicesti, ma se a Francesco ti metti come parole le poesie, ci sta sempre bene, cioè perché è un personaggio che raccoglie nella totalità la poesia universale. Beh, ma c'è, adesso per esempio il primo capitolo, che fra il capitolo vuol dire una specie di adunata, che Francesco fa dopo 5-6 anni dei percorsi in giro per l'Italia centrale, si chiama capitolo delle stuoie, perché si riparavano sotto delle stuoie se veniva l'acqua, il freddo eccetera, e questo accade nei dintorni di su una delle colline dell'Umbria. E allora pare che siano arrivate qualcosa come 10 o 15 mila, non si sa per precisione, giovani da tutto il mondo da allora. Ora voi dovete pensare che allora non c'era il telefono, la radio, la televisione, i giornali, non c'era nulla, tutto sì, era solo bouche à oreille, come si dice in Francia, cioè qualcuno che lo dice un altro, l'altro che lo dice un altro,
e sono venuti tedeschi, inglesi, francesi, dal sud Italia, eccetera, e quindi c'era una compagine, per quello l'ho chiamato una piccola Augusto, capito? Quindi Augusto è stato il primo, nel 68 è stato il primo grande convegno dei giovani che venivano dalle parti d'America, dall'Inghilterra, da tutto il mondo, per cantare insieme la nuova musica poi. E avevano, ho letto, dico no, che avevano preparato per una settantina, 80.000 persone che arrivassero, poi dopo hanno aggiustato il tiro, dico, si sono allargati un po' più di 100, eccetera, sono arrivati in 700.000 giovani, non sapevano dove, cosa fare. Questo aspetto, non so se sia fatto un documentario, sarebbe molto interessante, perché c'era un problema anche di latrine, capito? Certo. Che non era da poco. E comunque, ecco, cioè, cosa vuol dire? Che a un certo punto certe idee comunque si trasmettono tra le persone. E Francesco è stato un fenomeno come, come il 68, il vero fenomeno nostro, italiano, del 68, accade nel 1205-6, così, eccetera, capito? Ed è incredibile, però è così. È così, e quindi la necessità di farne tre era il primo un approccio, secondo così come si può approfondire meglio, il terzo proprio seguendo la ricerca che riportava in luce la conoscenza più profonda, più documentata di quanto avessero fatto i medievisti fino allora. Chiara è diventata, c'è un fracco di libri adesso su di lei, quando io ho fatto il primo film non c'era solo dei film di fantasia su di lei, anche su Francesco, un po' inutile da un punto di vista storico, invece no, ha cresciuto moltissimo questo, e quindi oggi Francesco è importante, e non a caso questo Papa, io ero a casa quando lui ha detto che chiamo Francesco, ho detto finalmente qualcuno che coglie la fiamma, la fiaccola. Perché era ora di recuperare secoli perduti di socialità. Posso riprodurre una parola a vostro uso? Come ha detto, più di 700.000 persone che cantavano, il colle era spento, quindi per essere diciamo una signora, un grande regista che come ha detto, ha parlato di una spiritualità così grande che mi ha fatto venire voglia di volervi dedicare solamente il primo Cantico delle Creature di Rizzo Ottolani e farlo sentire così a cappella, che me lo dedico a lei, se lo accetta però. Non c'è problema, mi sta dando la nota. Scusatemi. No, assolutamente. Questo è il nostro linguaggio di oggi, quindi anche Francesco sarebbe stato col cellulare a filmare la sua mentore. E questi sono i versi del Cantico delle Creature, e questa è la musica di un compositore ortolano, non famoso come non come il nostro Morricone, però con questi versi. Sì. Sentire come nel mio cuore.
sempre immaginato che lo dicesse lui. E per me, non lo dico, solo l'inizio, suona così. Mi dispiace, ma avrete portato. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu esonerai la gloria e l'onore e donne benedizioni a te, Altissimo, sei bonfano, e nullo uomo è ne digno ben trovare. Soldato, sì, mio Signore, con tutte le tue creature, e specialmente nessuno lo frate suo, lo quale giorno e in allumini lui per noi, vedendo è bello, è radiante, con grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Dicevo che l'autore Francesco era ben cosciente di quello che pensava e faceva. Beh, è stata una, a mio avviso proprio è come se avesse tolto, tolto una tenda sopra Francesco, proprio che la Chiesa aveva nascosto, perché pensate cosa potrebbe essere la Chiesa del 400, del 500, la Riforma. Io ho fatto un film su Galileo. Quindi non ritrovare per me trovare Francesco, io vengo da famiglia di socialisti, quindi era trovare così il filo del progresso che era stato tagliato, ritrovare il filo, ritrovare forse il sentiero, eccetera, insomma era molto, molto importante. Senti, poi chiudiamo con Francesco, diciamo così. No, nel secondo film, quello dell'88, che è uscito poi nell'89, nel Festival di Cannes, tu racconti una parte molto difficile da raccontare, cioè c'è Francesco che nel 1224 è in crisi con se stesso, ha bisogno di isolarsi e si porta due compagni che poi dice non mi raggiungi. Va al Monte della Verna e lì se ne sta per un mese, come veramente come Gesù nel deserto, come Mosè, se ne sta in mezzo al bosco senza mangiare e senza bere, pochissimo, solo le ose gli porto lì un po' da mangiare. Ed è un momento, il tuo film racconta molto molto bene, e non è facile rendere una pellicola cinematografica quello che è stato reso nella pittura moltissimo da Giotto in avanti, tutti quanti hanno raccontato la scena delle stimmate. Tu ce la fai in una maniera con una semplicità e una saggezza che ancora mi commuovono. Come ti sei avvicinata a raccontare questo tratto, questo mente della vita del Francesco? Ma dunque, io nel primo non le ho fatte le stimmate, non facevo fatica ad arrivarci, e nel secondo ci ho provato. Devo dire la verità, la troupe, che era un'eccellente troupe cinematografica che avevamo di serie proprio a Superdore, ho detto io leggo questa scena, poi la vediamo in proiezione e se è possibile la inserisco nel film, se no no. E infatti non... Diciamo che, ecco, c'è stato io pretendo per esempio con i protagonisti, se possibile, ma lo pretendo, di vederli per una settimana prima di fare le riprese di un film, cosa che è accaduto anche con Mickey Rourke, tra le proteste del produttore, perché doveva pagargli una stanza d'albergo di 5 stelle per una settimana in più. Però perché è un modo per entrare in contatto, perché ci possa essere giorno per giorno che si gira, comunicazione, no? E allora con Mickey è stato molto bello, perché ognuno di noi ha raccontato della propria infanzia, dei propri problemi, lui i suoi e i miei, eccetera, ci siamo conosciuti a fondo. E allora, per esempio, quando
quella scena lì in cui lui, Francesco, non riesce, parte da una disperazione che non riesce più a sentire questo contatto dentro di sé, questa vicinanza interiore, si sente abbandonato ed è in crisi, sta, cioè questo è storico, e sta da solo, non vuol vedere nessuno, neanche Leone, eccetera. E poi a un certo punto io giro e comincio la scena e lui piange, disperato di questa cosa così. E allora, ecco, per dire, gli ho chiesto, scusa, cosa pensavi quando sei riuscito a piangere così naturalmente? Dice, pensavo a te quando mi hai raccontato, che mi raccontavo, che aspettavi tuo padre un giorno e che non è venuto. E la scena, adesso la sto a raccontare. E allora lui, per tenere tra i miei confronti, perché era nata un'amicizia, no? E dice, era, piangeva di tristezza, perché la connetteva anche a una situazione sua, paterna, in cui era, si era molto intristito. Ecco, cioè la cosa che è importante è riuscire a rivivere seriamente con un fatto che è accaduto a te, connetterlo con la solitudine che poteva aver avuto Francesco, un senso di disperazione. E quindi la scena, che quando lui è tristissimo, poi cade addormentato, eccetera, e si sveglia con le stigmate, ed è come una, a riavere il contatto con tutto, con gli uccelli, i rami, le montagne, la pioggia, il vento, eccetera. E quindi è credibile in qualche modo, stranamente. Io l'ho girata, poi in proiezione l'abbiamo vista con la troupe tutta. E alla fine, ho detto che cosa ne pensavo, erano tutti commossi, allora dico, beh, allora non piace. In quattro puntate, vedendo materiali della seconda guerra mondiale che venivano dal fronte degli alleati, dall'America, eccetera, dalla Russia e da quelli francesi, eccetera, per cui io per quasi due mesi con un montatore abbiamo guardato tutta la seconda guerra mondiale praticamente. E ovviamente siamo arrivati anche ai lager, all'apertura dei lager. Io, allora, dei lager si sapeva poco, non si parlava, non è stato punito nessuno. Questo è una cosa che non ci fa onore. E se eravamo io, intanto andavamo al bar proprio per riprendere così il contatto con la realtà presente. Ma noi abbiamo visto questa apertura, abbiamo visto montagne, centinaia di cadaveri lasciati lì dai tedeschi che scappavano, montagne di borse, di scarpe, di cose così, di ogni cosa, quello che si può vedere andando verso i campi a vedere, sapendo quanto è possibile, perché alcuni li hanno chiusi. Insomma, io non immaginavo la gravità enorme di quello che è stato, quello che ha significato il nazismo, quello che ha significato, cosa copriva il nazismo, perché ha coperto una visione del mondo, una filosofia vergognosa, cioè non siamo tutti uguali, ma e si può, il diseguale lo possiamo gasare, fare morire di fame, di botte, di tutto quanto. Ecco, questa è una cosa che non si impara a scuola, non insegnano,
non ne sappiamo nulla, tant'è questa serie di 4 ore sul Terzo Rai è stata trasmessa nel canale allora nel 1974, era tra le prime cose che feci, nel 74 sul canale cosiddetto culturale, che poi diventa il secondo canale della Rai, ma non nel primo, il secondo canale aveva 1 milione di spettatori, invece il canale nazionale, cioè il principale, quello che c'era, l'alternativo, aveva un genere 4-5 milioni di spettatori. Allora ha avuto così grande successo anche il dibattito sui giornali, per cui la RAI si propone di trasmetterlo sul primo canale, perché andasse a tutti, no, a di più. La Germania fece capire l'ambasciata tedesca che non avrebbe gradito, ebbene non è andata in onda, perché la Germania non aveva gradito, non avrebbe gradito. Questo è un pochino, insomma, questo è tra le cose pietose, penose, così anche lì, dei paesi democratici come il mio, che lo è, ma non abbastanza, non abbastanza. E la RAI, quando io ci ho lavorato, aveva delle persone straordinarie, ma aveva anche delle persone che non lo erano straordinarie. E i politici avevano delle persone straordinarie, ma anche delle persone miserabili, come sempre accade, non è eccezionale. E quindi non è andato in onda, per non turbare il silenzio che la Germania aveva esteso su di sé tuttora fino adesso, perché ho visto un documentario del dottor Raccontari di Italia, e quindi non si impara niente, perché almeno dal male si imparasse qualche cosa per poi fare il meglio, fare il bene. No, la storia non si fa a scuola neanche, si fa poco, male, superficialmente. E lo dico in ogni occasione in Italia questa cosa. È gravissimo, perché così ogni generazione deve imparare di nuovo da zero, eccetera, quindi parte fino a 20 anni facendo gli stronzi e poi così, eccetera, e poi non arrivare, perché tanto a scuola non ti dice un momento, tu puoi pensare così perché in casa tua dicono così, eccetera, però la scuola ti deve dare la dritta giusta. E siccome tutta la storia è documentata, oggi non è che ci sono. Cioè, il povero Erodoto, quando racconta dell'impresa, quando vanno i greci, vanno per conquistare un po' di mondo all'interno, verso l'ovest,